Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, la parola all'onorevole Filippo. Monsieur Président Lajčević. Presidente della Repubblica, ho troppo rispetto per la sua funzione per rallegrarmi dell'esercizio al quale lei si presta, al cospetto di questa Assemblea che gioca a fare il Parlamento, perché non è un Parlamento, perché c'è non c'è un demos europeo unico. Davanti a questa Assemblea, insediata sempre di più a Bruxelles, dove si vuole lanciare un appello ai popoli, ma in realtà lei ha lanciato un appello ai potenti, come sempre fa, ai più ricchi, che secondo le sue stesse parole possono cavarsela da soli, esimendosi dal loro dovere di solidarietà nei riguardi delle nazioni, e lanciare un appello ai professionisti del potere che lo hanno confiscato, che hanno voltato le spalle al popolo. La sua giuria è qui, sono i ranghi della Commissione Europea, che ogni giorno vi valuta, che oggi vi darà un voto. Sicuramente avrete un voto eccellente, perché il suo discorso ha ripreso tutti i canoni del catechismo europeo, e quindi la giuria vi darà un ottimo voto sulla sovranità europea. Termine scivoloso per in realtà nascondere la sovranità nazionale, l'unica che vale in democrazia. E la giuria vi incoraggerà, perché lei ha avallato la liberalizzazione dei servizi pubblici, che la sua agenda, l'ha presa l'apertura delle frontiere insensata con i rischi terroristici e la condanna ideologica di qualsiasi tutela commerciale. È vero che è rimasto un po' al di sotto dei 10 lode perché si è espresso in francese, quando invece spesso e volentieri nella sua vita pubblica lei abbandona la lingua di Molière a favore dell'anglo-americano. Ma le assicuro che lei rimane il coccolo della Commissione, lei è il primo della classe nell'applicare la politica della Commissione delle lobby, e si associa a Blair e a Renzi come pupilli di Bruxelles. Lei promette una riforma europea, ma ha già fallito in partenza, perché è una costruzione irriformabile. Lei ha già fallito anche sul lavoro dei distaccati e sul glifosato. È per questo che sono triste. Dirigere una antica nazione come la Francia è una funzione troppo nobile per essere abbinata a questa drappo condito di stelle della bandiera europea. Non sia troppo succube dei tecnocrati. Il mondo che vediamo oggi è quello dei popoli che rialzano la testa, si riallaccia a questa nuova dinamica della storia portata avanti da Nigel Farage e da tanti altri. Il popolo britannico ha già spezzato le proprie catene, che vi piacciono, ha votato sovranamente per la propria libertà e indipendenza. Il popolo britannico, la libertà è il futuro, l'Unione Europea è il passato, è già il passato. Parli quindi di Francia, Presidente della Repubblica, e parli al mondo come la Francia è in grado di farlo quando è libera, come ha saputo fare Chirac nel 2003, quando lui ha rifiutato le guerre americane. L'ha detto lei stesso in una sua recente intervista alla BBC, Presidente: se venisse organizzato un referendum in Francia sull'uscita della Francia, vincerebbe il Frexit. Allora sia un democrata, organizzi il referendum in Francia, abbia la dignità e offra la dignità alla libertà. La Francia merita di più di un lungo braccio di ferro sfiancante con Bruxelles. La Francia è presente in tutti i continenti, in tutti gli oceani. Le nostre nazioni sono delle civiltà molto più brillanti di qualsiasi trattato europeo. Usciamo dall'Unione Europea e rientriamo nel mondo. E se per caso, Presidente della Repubblica, lei non è sedotto da questa prospettiva, allora che si riconverta, diventi commissario europeo, si faccia assumere da Goldman Sachs. Non avrà fatto altro che saltare una tappa. Viva il Brexit, viva l'uscita della Francia, viva la Francia libera.